Buongiorno, partenza da Seniatica, posto magico, bellissimo, elefanti a non finire, leoni, piene, bellissimo, posto stupendo, da ritornare. E ora avventura a Cusco Spiano, direzione Ihaha, dentro il Chauve National Park, è l'unico campo all'interno del National Park. Ciao, sono Stefano Tamagnini. Seguite le mie avventure nei posti più remoti dell'Africa. Questa è una storia di 32 giorni in Botswana, completamente da solo e in campeggio nei parchi più belli e isolati del mondo. Sto cercando un posto qualunque dove poter passare la notte. Cercatemi su YouTube sotto Africa Adventure, una parola, Stefano Tamagnini. Se vi è piaciuto questo video, cliccate like e subscribe. Praticamente sono 4 ore e mezza che sono per strada e non ho ancora visto una macchina. Una macchina e devo dire non vedo nemmeno tracce fresche, cioè potrei azzardare nel dire che qualche macchina di qua è passata forse 3-4 giorni fa, non c'è una traccia e non c'è una traccia fresca, quindi bene. Bellissimo, sono contento, mi fa solo piacere, per me più il posto è isolato e meglio è. Speriamo che il campo sia anche il campo sia isolato come la strada. Ok, perché sei nella sabbia, sabbia, vedi, ti sei distratto un attimo e guarda dove sei andato a finire. Non ne sei ancora fuori. Vedi cosa è successo? Stiamo entrando a Ihaha Camp, siamo praticamente arrivati, sembra molto bello, è esattamente sul fiume, bellissimo. Non vedo nessuno in giro.
Allora, queste sono le raccomandazioni, tenere la tenda chiusa, tenere i soldi nella macchina, non mettere musica alta, radio, no walk away from campsite, so non muovetevi dal campo, non dare da mangiare agli animali e riportare qualunque problema allo staff. Enjoy the stay. Questo è il tipo di campo che mi piace. Così si parla. Questo mi sembra non c'è proprio nessuno. Vedo parecchia gente, ci sono almeno 4 macchine, ma sono lontane, quindi spero che non vengano qua a far casino. Sono le 2:10, penso che preparerò il campo. Ho fatto circa 5 ore di game drive, ho visto, filmato elefanti, una marea di animali, veramente bellissimo. Niente, preparo il campo. Questo è un posto dove non puoi stare assolutamente fuori la notte. Qua devi fare il campo alle 6, devi aver finito di mangiare, lavati i piatti e tiri in tenda. Sì, non è molto sicuro qua. Legna per stasera, pomeriggio. Praticamente il mio campo è fatto, pronto. Ma no, c'ho ancora il tavolo. Fatto. Può sembrare presto. Sono le 2, ma me la sognavo sta birra. Fa caldo, fa un bel calduccio, anzi, quindi una bella birra ghiacciata è quello che ci vuole. Le mie lampade solari sono un po' scariche, spero di caricarle nel frattempo. Elefante all'orizzonte. Allora, sono le 4 di pomeriggio, sì. E qui bisogna sicuramente mangiare prima che fa buio. Voglio anche prendere delle belle foto. Ottimo, sì. Beh, aspettiamo che diventi brace e poi mettiamo sul polletto, anzi dobbiamo cominciare a preparare il polletto. Quando il vento è forte come oggi,
Bene, creare una cosa di questo genere dovrebbe aiutare a bruciare meglio, più che altro non bruciare tutto completamente, immediatamente. Cucino una metà, poi l'altra metà prossimi giorni. Ottimo, bellissimo. Polletto comprato da Chopi, uno dei supermercati, anzi è il supermercato del Botswana. Pomodorino. Fuoco quasi pronto. Sì. Beh, dopo averlo girato tante volte ho dovuto tagliare, perché sennò qua stasera non si mangiava. Ho aggiunto anche questi broccoli buonissimi, che dovrebbero cuocere qualche minuto in più, quindi diciamo che il polletto è quasi pronto. Due, tre, ottimo, pezzi di pane, pronti, che fame ragazzi, fame. Cinque e venti, diciamo che siamo abbastanza in orario. Pronti? Meraviglia. Questa è la boscaglia africana. Questa è la... è quello che aspettiamo sempre tutti. La mattina è più o meno simile alla sera, ma questo è il premio che ti dà l'Africa. Guarda che meraviglia di colori, incredibile, bellissimo. Credo che sia giunta l'ora di ritirarmi, sono circa le 7:15, sono stanco, devo svegliare presto domani mattina. Mi voglio svegliare presto e fare un bel giro, se senti i leoni, vedere di cercarli. Vado a nanna, eccoli qua, l'acqua ce l'ho, metto lo sgabellino dentro. Quello mi serve per salire su. Opa! Quello è il mio saccappello di scorta nel caso dovesse fare veramente freddo. Non so se lo vedete, ma questa è la mia camera. Non è molto illuminata. Ok. Buongiorno. Ci sono i leoni. Almeno due leoni. Senti. Bellissimo. Sarà almeno a 50 metri da qua. Ma che ore sono?
36. È l'ora della caccia. E saranno andando a cacciare. Sì, sono ancora qua. Io non c'ho niente fuori, c'ho la sedia. Ma c'ho la sedia e il tavolo. Bello sto posto isolato. Non c'è praticamente nessuno in giro. Senti. Bellissimo. Mi ha detto che sono le 4:37. Bellissimo. D'altra parte si viene in questa zona, no? Per sentirli i leoni, per vederli. Bellissimo. Sì, sono qua, si stanno muovendo, si stanno allontanando. E gli spegne la luce. E tra un'oretta mi alzo. Sì. Bellissimo. Buongiorno da Ihaha. Bellissimo posto, è stato parecchio ventoso ieri notte, mi sono svegliato diverse volte, la macchina si scuoteva tutta, era forte vento, forte, ma questa è una zona di vento, me l'hanno sempre detto, non ci sono mai stato, anche perché è un posto che è difficile trovare, trovare un campo, è sempre pieno, c'è gente che prenota da un anno all'altra. Proprio per essere sicuri di avere un campeggio. Poi qualcuno per fortuna cancella, come in questo caso. Infatti ho trovato posto all'ultimo momento, ma fino a una settimana fa non c'era posto. Bellissimo. È un posto che è un campo che deve essere fatto. E secondo me è fondamentale. Sul fiume Ciobe. I campi sono a distanza notevole, quindi non sei totalmente isolato. Niente, devo andare fuori a vedere i leoni, almeno vedere le tracce, in quanto, come avete visto nel filmato, ieri notte sono stati qua in giro per abbastanza, almeno un 10 minuti. Poi si sono mossi verso quell'altra direzione, verso nord, dovrebbe essere nord di là. Quindi sicuramente chi ha il campo in quella zona li ha sentiti. Ora vado a vedere le tracce, vedo se riesco a vedere le tracce per terra. Comunque c'era un altro animale a un certo momento della notte. C'era, non so, forse uno sciacallo, una iena. Gente, le iene e i sciacalli vengono a vedere se c'è rimasto qualcosa fuori. Non c'è rimasto niente, io non lascio mai niente fuori. Più tardi devo cercare di chiudere tutto, forse una doccia veloce, ma devo cercare di essere in macchina per le 8. Prossima tappa è Linianti, diciamo, comincia ora la direzione sud, comincio a muovermi verso sud, quindi Linianti questa notte e Magotto le due notti successive. Oggi stiamo parlando 16 luglio 2021. Bellissimo,
Niente, non fa nemmeno freddo rispetto agli altri giorni. Faccio vedere la postazione da dove mi trovo ora. Sono sulla tenda, la tenda sulla macchina. Questo è quello che si vede dalla mia tenda. Dall'altra parte. Non male. Bene, caffè e via. A sistemare la telecamera. Essendo da solo, no? Devo cercare di massimizzare il tutto. E questa la devi bloccare bene perché se no si muove. Anche se non si vede, ma io ne ho sentiti almeno due. Potevano essere anche di più, non tutti ruggiscono quando sono in gruppo, ma e comunque facevano una bella cagnara. Non so se si può dire cagnara per i leoni, ma ci siamo capiti, no? Comunque molto molto vicini al campo. Caffè e poi ci mettiamo in moto. Sempre alla ricerca dei leoni. Mo ci hanno dato un'indicazione diversa da quella iniziale. Dicono che è più verso il fiume, boh. Vediamo. Now we are following the lions. Did you see them? We follow them. Yeah. They are just behind us. All right. Perfect. Yeah. Okay. Thanks, guys. I enjoy. Thanks. Okay. All right. Finally. Okay. All right.
questi leoni erano proprio a due passi dal mio campo. Due bei maschioni, probabilmente a caccia. Si sono infilati nel bush, è difficile ora. Belli. Cercatemi su YouTube sotto Africa Adventure, una parola, Stefano Tamagnini. Se vi è piaciuto questo video, cliccate like e subscribe. Grazie ragazzi.